Bambini, a letto, è tardi. Antonio. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Antonio. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Giulia. Luce, vieni qui. Sì, nonno. Porta questa lanterna alla signora Gina e dille che ho un regalo da parte mia. Va bene, nonno. Vuoi provare? No, no. Ascolto, papà. Ogni giorno che passa è sempre più difficile andare avanti. Devo trovare un lavoro o andare via dal paese. Durante la guerra eravamo tutti disperati e con l'aiuto del Signore siamo andati avanti. Lo so, papà, ma loro hanno fame e sono disperata. Angela, vieni qua. Leggi qui. Mercante vende e acquista oggetti di vari tipi, in cambio da qualche moneta. No, papà. Fiocco di neve è ciò che mi resta di Maria. Preferisco morire di fame, ma non vendere fiocco. Ciao, papà.
mamma, da grande vorrei girare il mondo. Sì, Maria, girerai il mondo. Ora facciamo finta che la fontana sia il mondo. Antonio, Giulia, domani andiamo in un paese qui vicino a vendere fiocco di neve. No, mamma, perché? Perché in quel paese c'è un mercante che compra oggetti e in cambio ci darà qualche moneta per poter andare avanti. Possiamo sopravvivere anche senza vendere fiocco. Ti prego, mamma, non vendere fiocco di neve. È difficile, molto difficile anche per me, ma domani partiamo per il paese. Mamma, io non vengo. Sì? Ho saputo che lei, oltre a vendere, compra diversi oggetti. Sì, dipende da cosa mi viene proposta. Vorrei vendere questo. È la prima volta che mi viene proposto di acquistare un simile oggetto. Non l'ho mai vista giù in paese. Veramente noi sono tante ore che camminiamo per arrivare fino qui. Bene, visto che avete fatto tanta strada per arrivare fino qui, lo compro. Non sono molti, ma mi sembrano più che sufficienti per comprare un simile oggetto. Grazie, grazie, grazie. Allora, felice ritorno. Grazie. Su, entriamo a mangiare qualcosa. Oggi non ho fame. E Antonio? È da nonno. Come mai? Perché lui non vuole mangiare le cose comprate dalla vendita di fiocco. Non ricominciamo con questa storia. Fiocco rappresentava Maria. Thank you.
1 ottobre 1947, Colle di Pietra. Famiglia Cesera, Maria, Fiocco di Neve, Giulia, mamma, Antonio. E quindi tu sei Fiocco di Neve e la mia piccola luce si chiama Maria. Luce, oggi ho un regalo per te. Lo conosci? Ma è Fiocco di Neve! Ma è mamma! Portami subito da mamma, nonno. Sì, Luce. Domani ti porto dalla mamma. Salve. Mamma, vieni, c'è quel signore. Come mai da queste parti? Sono venuto a portarvi qualcosa che vi appartiene. Venite con me. E fu così che, grazie a Fiocco di Neve e soprattutto alla foto che era all'interno del peluche, che il mercante riuscì a capire chi fosse la piccola Luce e dove abitasse. Porta con te Fiocco di Neve. Grazie, piccola Luce.
di neve rimase per sempre il ricordo della sua piccola luce.